to this. Scamuka. Chiruka. Vitality will take them! Une nouvelle ère approche. Sandy, 你的传奇. Ed eccoci qua, bentornati a tutti signore e signori, buona giornata, siamo di nuovo live su PG Esports LOL con un'altra giornata dei mondiali, Worlds 2021, un'altra giornata dei play-in. Oggi a farmi compagnia, io sono sempre Giovannetti, abbiamo Ace Roxas appena tornato dalle sue viaggi, dalle sue varie giri intorno per il mondo, qua pronto per castare la prima metà della giornata di oggi, perché oggi si parte con il knockout stage dei play-in, due best of five per voi, più tardi ci sarà Red Canids contro Peace, ma si parte e partiamo nei due con Beyond Gaming versus Galatasaray, la risoluzione un po' di questo gruppo B che tanto mi ha fatto soffrire purtroppo. C'era tanto di risolto, l'hai detto, specialmente tra due squadre come queste che hanno dato veramente battaglia a tutti i team che hanno affrontato nel corso dei loro play-in. E questa credo che sia la degna conclusione di un percorso, almeno per una delle squadre, perché poi l'altra lo proseguirà, lo sappiamo, andrà a finire nel gruppo degli Hanwha Life. Quindi sì, stiamo parlando, esatto, anche di qualcosa di molto interessante. Incontrerà la chiesa di Chovy e tutti i suoi fedeli. E naturalmente potrebbe esserci qualcosa di sicuramente molto interessante. Tra l'altro so che sei un enorme fan di PCS, anzi ormai lo sapranno praticamente tutti in questa chat, e questa cosa oggi potrebbe essere una lama a doppio taglio. Sì. Potrebbe far male, potrebbe far estremamente male. Bene o male ancora una volta. Potrebbe far male o estremamente male anche. Male o malissimo, esatto, o super malissimo. In verità... È strano dirlo, ma sono piuttosto fiducioso, perché abbiamo visto un po' i Beyond Gaming svegliarsi nella seconda metà di questa prima parte del play-in, del group stage, appunto, di queste quattro partite che hanno giocato, vincendone solo una, sì, contro gli Unicorns of Love, però battuti due volte, tra l'altro, anche con il tiebreaker di ieri, però nelle performance migliori erano tornati a essere i Beyond che mi aspettavo di vedere un po'. E al contrario, i Galatasaray, nonostante abbiano avuto una vittoria in più dei loro diretti avversari di oggi, chiudendo 2-2 in classifica proprio a metà di questo gruppo B, sono un po' andati a incalare pesante, sono un po' andati a scemare e sinceramente, se dovessi dare un pronostico, non sarebbe così negativo per quanto riguarda i Beyond Gaming. Anzi, l'ho dato su Twitter, andate a darlo anche voi sull'account di PG Esports, perché c'è ovviamente il sondaggino attivo per le prediction come sempre. Assolutamente, e credo che tu possa avere ragione. Si tratta comunque di due squadre. Galatasaray non hanno avuto tiebreaker, quindi sì, c'è comunque il 2-2 del loro gruppo. Quindi 50-50 sul win rate, lose rate. Beyond Gaming, che invece avevano chiuso la sezione regolare del loro gruppo di play-in sull'1-3, quindi sì, uno score decisamente non così positivo come potresti aspettarti. Tuttavia poi il tiebreaker contro gli Unicorns of Love, come dicevi tu anche ieri, gli ha dato l'accesso a questa ulteriore fase di knockout prima dell'ingresso in quelli che saranno effettivamente i gruppi, il main event di questo mondiale che tutti quanti stiamo aspettando. Uh-huh. E la partita di oggi si presenta in maniera un po' particolare. Sì. Andiamo un po' a parlare di questi due team. Abbiamo un po' di tempo per farlo, sì, quindi... Anche perché poi ci sarà tempo anche per parlare degli altri due. Arriveranno altri nostri colleghi a raccontarvi la best of five del gruppo A, quindi ci soffermeremo un po' più... su appunto il primo seed turco, il secondo seed della Lega Pacifica, la PCS, che racchiude Taiwan, Hong Kong, Filippine, Indonesia, tutte quelle regioni troppo piccole per avere un proprio server, ma comunque facenti parte dell'ecosistema Riot. Ed è un team di Taiwan che è andato a presentarsi appunto in questi play-in, i cari Beyond Gaming, eredi degli HQ storici che tanti di voi sicuramente si ricorderanno, che purtroppo hanno faticato molto, complice ovviamente la giovanissima età di molti dei loro rappresentanti. Doggo, l'unico vero rookie, ma l'unico con esperienza internazionale, gli altri tutti al secondo, terzo, massimo quarto split nella loro regione domestica, chiaramente in difficoltà, non avendo mai disputato un MSI o un altro evento internazionale, altro play in the Worlds, quindi sicuramente è andato un po' a mordere questa inesperienza. Devo dire che quando si tratta di giocatori novizi, mm-hmm, nuovi, giovani soprattutto,
provo sempre un senso di tenerezza in un certo senso, perché ormai cominciamo ad avanzare anche noi con l'età, e anche quando si parla di ragazzi di 20, 21, 22 anni, noi siamo lì che diciamo, ah ok, sono comunque più piccoli sì. rispetto a noi, ma sono comunque ragazzi che stanno riuscendo in questo modo a trovare il cammino, a trovare un ingresso all'interno di questi palcoscenici competitivi, sicuramente molto molto apprezzabili. Stiamo parlando dei Worlds, caro Giovannetti, non stiamo parlando di competizioni altre che siano, e questo è decisamente, decisamente molto interessante per loro. Hanno la possibilità di fare show off, magari di cominciare una carriera che li porterà in seguito a diventare ancora molto più forti, a cercare magari di passare in qualche team, non dico superiore, perché qui siamo comunque nella creme della creme, l'elite dell'elite, ma comunque a regalare qualcosa di più, magari una lega maggiore, può essere l'EC, può essere LCK, può essere magari anche LPL, comunque a livello di lingua le barriere non sono così tante, perché da Taiwan alla Cina diciamo c'è veramente poca differenza, e bisogna in un certo senso aspettarsi anche meccaniche di questo tipo. Dicevamo, Galatasaray e Beyond Gaming sono due squadre particolari che apprezzano molto andare a finire in quelle fasi più avanzate di partita. Chi per scelta, chi per, se vuoi, un po' di paura, un po' di spavento, un po' di timore reverenziale verso degli altri team che evidentemente ci si aspetta essere superiori, almeno per quanto riguarda la carta. Questo solamente la Landa ce lo potrà dire. C'è bisogno di continuare, di andare avanti e di cercare naturalmente di trovare le soluzioni che ci sono. Sì, le soluzioni sicuramente le hanno trovate un po' a Galatasaray nelle prime giornate, poi un po' di calo, un po' di sconfitte, specialmente arrivate contro i team che hanno chiuso sopra di loro, semplicemente. Hanno perso contro i DFM che hanno fatto la storia, contro i Cloud9 che si sono visti fare la storia in faccia, praticamente dallo stesso seed giapponese che ha vinto in questo tiebreaker insperato, e adesso appunto ci si gioca l'accesso alla seconda fase di questo knockout stage. Galatasaray contro Beyond Gaming, sicuramente tantissimo in palio adesso. Ed è veramente tanto, lo dicevi ed è giusto che sia così in un certo senso, perché ormai lo sappiamo, lo slogan di questi Worlds è make or break, quindi hai bisogno veramente di fare la differenza all'interno del tuo gruppo, devi dimostrare di poter essere dove sei e naturalmente quindi di poterti riguadagnare questo posto che sei riuscito a ricevere. Lo dicevi, ieri con i Detonation abbiamo visto delle scene spettacolari dei nostri colleghi giapponesi con un hype incredibile all'interno dello studio, perché per la prima volta questo team giapponese è riuscito ad arrivare a quello che è il group stage, quindi è un qualcosa di veramente enorme per la nazione in generale e per un circuito che comunque sembra che piano piano stia riuscendo a cominciare a regalarci qualcosa in più. Chissà che quest'oggi non possa essere la volta anche di uno di questi due team. L'hai detto, c'è la Turchia, c'è il Pacifico, con tutte le nazioni, tutti gli stati, tutti i circuiti e le leghe che lo vanno a comporre, e sicuramente potremmo vedere davvero davvero delle belle. Il tuo pronostico ormai lo hai dichiarato, quindi c'è poco da andarci a girare attorno, ma è sicuramente qualcosa che potrebbe accadere, come potrebbe accadere esattamente l'opposto. Assolutamente sì, e siamo ora nell'arena, effettivamente, a Reykjavik in Islanda, con i team già schierati e tra l'altro già scelto il side del primo game, ovviamente, in questa best of five. Galatasaray che partiranno dal lato blu, Beyond Gaming dal lato rosso. Chissà se succederà come ieri nel tiebreaker con gli Unicorns che erano da red side seduti ma hanno giocato blue side, semplicemente per non spostare tutte le periferiche, questione di comodità e anche di sanificazione. Ovviamente dover sanificare tutte le postazioni per gli stessi team potrebbe non essere esattamente conveniente per quanto riguarda il tempo. Inquadrati i giocatori, la solita tastiera rosa bellissima di Mawan al centro del tavolo dei Beyond Gaming, Doggo che ride è una garanzia, una certezza ormai per tutti i fan della PCS e anche i fan dei Beyond Gaming e di Doggo in particolare, che anche in chat su PG Esports, qua l'ho visti, PG Esports LOL, perdonatemi, l'ho visti parecchi che facevano il tifo per questo adorabile AD Carry, il rookie appunto della Lega Pacifica. Si tratta comunque di un giocatore novizio, come detto, che però sta regalando già tanto, è un ottimo player che ci sta facendo vedere delle buone azioni. Bisogna considerare poi a tutto tondo quella che è la strategia del suo team di giocare attorno a lui, no? Ce lo dicevamo anche un po' in off stream, si cerca di avere una comp bot centrica evitando di giocare attorno alla bot. Questo perché? Perché vuoi cercare di far scalare
questo AD carry, questo tiratore, salvo poi vederlo entrare a gamba tesa all'interno dei tuoi fight, creare quell'elemento di disruption che può andare a fare effettivamente la differenza all'interno di un combattimento. Uno dei pick che ha giocato di più all'interno di questa primissima fase di Worlds 2021 è proprio Ezreal, no? Vuoi arrivare a quello spike a 2-3 oggetti verso il 20° minuto e da quel momento in poi sì che hai la possibilità di prendere in mano tutto il tuo potenziale, di portarlo all'interno di un combattimento ed essere effettivamente quella pedina aggiunta che magari fino a quel momento si era vista ben poco, che però può essere assolutamente interessante e soprattutto rilevante per portare dalla tua un combattimento e magari delle risorse e di conseguenza mettere piano piano mattoncini su mattoncini fino ad arrivare alla costruzione completa e vincere, perché no, l'intera partita. Parte la musica, sapete che cosa significa da casa, vediamo anche le grafiche pronte, GS contro PYG, mi raccomando lanciate i vostri hashtag, siamo curiosi di sapere all'interno della chat assieme alla bet per chi tifate e chi pensate possa vincere, ma eccoci qui, partono i primi ban e ne vedo già uno estremamente interessante. Esattamente, via la Felios intanto per Doggo, quello non lo vedrà giocato probabilmente per tutto quanto l'inizio di questa, anzi la fine ormai di questo play-in, ma via il suo Draven che lascia il posto libero per adesso a Lucian, l'altro ban fisso nei confronti di Beyond Gaming. Dall'altra parte il focus è su Mojito, perché abbiamo parlato di come fosse un team che vuole attendere molto quello dei Galatasaray, almeno era quello che ha fatto in TCL. Mojito ha detto no, Mojito ha detto io voglio giocare aggressivo, voglio stompare la giungla e vincere i fight. Qiyana l'ha fatto contro gli stessi Beyond Gaming, ma quel ban su Tryndamere nei confronti di Mauan, i Galatasaray sanno qualcosa che noi non sappiamo. Effettivamente devono essersi preparati a riguardo, anche perché c'è un pick che tra Bolulu e Mauan è estremamente prioritario ed è quello che è appena effettivamente stato rimosso, perché questo Ryze è uno dei migliori champion di entrambi i giocatori da corsia centrale di queste due squadre. Un ban rate altissimo, perché sai che puoi andare a scalare in late game, abbiamo già detto che queste due squadre si fregiano di questo potenziale, tant'è che poi vedi, giusto parlando di late game, arriva un champion da early, eccolo lì quel Lucian che vuole naturalmente riprendere il suo posto e lo sta facendo con grandissima convinzione all'interno di questa patch, di questo nuovo meta, ma quella lì è una Lilia, l'abbiamo già vista, l'abbiamo già vista giocata addirittura in top lane contro Malphite con quella build che voleva essere praticamente da tank magico, se vogliamo, per portare controlli e disruption a sua volta. E adesso è la volta di Usha, questa potrebbe essere finalmente la Irelia gigantesca dei Beyond Gaming. La tua reazione dice molto al riguardo. Dice molto, perché era l'unico campione del club 100% che mancava all'appello insieme a Miss Fortune. Adesso Miss Fortune è ancora a disposizione per Doggo. Irelia giocata da Mauan in regular season, ma non in questi play-in, sempre bannata o dai Beyond Gaming o contro i Beyond Gaming, è sempre bannata praticamente in generale. Quell'altro campione mi spaventa molto, perché se Qiyana non è a disposizione di Mojito, Talon è una Qiyana che ha meno efficacia in team fight, ha più efficacia nell'early game e va a essere loccato quell'assassin che non è più un assassin, ormai lo sappiamo bene, la build da pegno del sangue, ormai la chiamo così io. Ok, succhia sangue ibrido più pegno di Sterak. Ibrido. Lo spike a due oggetti massimo per tutti i campioni AD praticamente, e tra l'altro dovrebbe essere anche la stessa build di Irelia, a meno che Mauan non decide di tradire le nostre emozioni e andare per annientatore divino più lama del re in rovina. È un qualcosa che abbiamo visto cominciare a partire dai vari pick di Renekton, Viego, durante il meta che ormai si è appena concluso, ma vorrei farti notare questa selezione di Zoe da parte di Bolulu. Sappiamo essere uno dei suoi campioni migliori anche in regular season e nell'off season, naturalmente, della Lega Turca. Questa ragazzina, questa semidea, è stata giocata diverse volte dal mid laner dei Galatasaray e ci ha sempre regalato tanta, tanta, tanta sorpresa. E quella, carissimo Giannetti, è una leona. Vai ad impostare tanto potenziale di lockdown sulla tua lane, vuoi cercare di giocare safe. Sappiamo che si tratta di un campione estremamente tankoso, forse anche un po' di più rispetto a quello che dovrebbe esserlo. C'era un nostro collega che si scagliava in maniera molto particolare contro di lei proprio per questa sua eccessiva resistenza a qualsiasi cosa tu le possa tirare addosso, perché alla fine stiamo parlando esattamente di questo. Manca ancora la D-Carry lì giù e ci sono delle selezioni ancora abbastanza interessanti che sono ancora libere di poter arrivare, tra cui il classico Ezreal di Doggo di cui parlavamo effettivamente all'inizio. Ban di Alistar, giustamente vuoi andare a mettere la tua leona stessa in una posizione di comfort evitando un counter pick abbastanza importante. La stessa Nami viene rimossa perché dal lato Galatasaray c'è un Lucian, e sappiamo che nonostante
sia una cosa un po' insolita, perché ci siamo arrivati tutti di colpo. Lucian Nami è una delle botlane migliori possibili arrivati a questo punto del meta, se vogliamo dirlo. Ok, Doggo. Ok, Doggo. L'over è interessantissimo perché sono stati banati 4 AD carry. Ok, c'è rimasto anche Varus, che è qualcosa che Doggo ha abbracciato un po' di più durante l'arco del Summer, ma si torna allo Spring Split, si torna al Doggo dell'MSI. Quella è la sua Kai'Sa. 100% di win rate nello Spring Split su quel campione in PCS. Livello di follia assoluto che può raggiungere. Ancora non dobbiamo però farci prendere troppo dall'entusiasmo, perché quel Braum che viene avverato ora per Zerxting è comodissimo contro la Leona, che andrà nelle mani di Kino. Già. E è un lock abbastanza garantito, funziona benissimo anche con lo stesso Lucian in corsia, il solito impatto della sua passiva, dei suoi morsi del gelo che vanno a stordire l'avversario praticamente quasi punta e clicca grazie alla passiva stessa di Lucian. È un qualcosa che va in combo in maniera estremamente positiva ed è anche un ottimo counter pick ai danni proprio di Leona, come dicevi. C'è la possibilità di bloccare le sue lame dello Zenith in qualche modo con lo stand behind, con il suo scudo, di infrangere i sogni del support dei Beyond Gaming. Viene selezionato comunque un Kennen nella composizione dei Galatasaray, e questo è un po' quello di cui parlavamo. Hai draftato una comp che tendenzialmente vuole cercare il pick. C'è Lucian, sì. C'è Zoe che vuole colpire le sue bolle della nanna dalla distanza, e c'è poi il Kennen, in questo caso di Crazy, per una componente da teamfight in più che vuoi aggiungere. Ma ho visto e ho sentito qual è stata la tua reazione al pick per Mao Andione. Finalmente potremmo tornare a vedere questo mid laner in posizione da protagonista, esatto, con ruolo da protagonista all'interno di queste partite, dato che fino a questo momento, purtroppo per lui, si era trovato abbastanza in difficoltà perché si giocava molto di più sull'attesa di Doggo per lo scaling. L'abbiamo già visto, il Mauan, lo unit di Mauan, purtroppo per lui, molto tarpate le sue ali nel game. Malfight, ovviamente, a gestire campioni da così tanto danno fisico. Non c'è un vero e proprio tank nei Galatasaray, e sono contentissimo per questa selezione, perché Irelia l'abbiamo dato per scontata per Mauan, perché è il giocatore che spesso ha ricevuto queste attenzioni, ma è un matchup così comodo contro quel Kennen che non ha neanche un setup da teamfight così comodo in quella formazione. Quindi veramente c'è la potenzialità di stompare la lane per Liang, che abbiamo già visto fare ieri con Tahm Kench. È un po'... sembra strano dirsi, ma è più facile stompare la lane con un Tahm Kench piuttosto che con un Irelia. Hai più margine d'errore, però serviva, l'abbiamo detto, l'accelerazione, il cambio di passo. E a proposito di cambio di passo, cari Beyond Gaming, finalmente tirate fuori qualcosa di così solido, di così aggressivo. Cioè. Sono molto incuriosito dal pick di Kennen, sinceramente, perché funziona. Crazy ha giocato molto bene su quel Kennen, ma non hai una propensione a teamfight. E quindi non so come lo vai a unire bene al resto del team. Il punto di questa composizione è proprio questo. Ne stavo parlando poco prima che venisse lockato Ione. Hai dei campioni che vogliono cercare di giocare sul pick-off in qualche modo per lasciare la formazione nemica orfana di qualche suo componente. E poi vai ad aggiungere a quell'altissimo output di danno magico che già hai in Zoe un'ulteriore fonte in uscita proprio in questo Kennen, che deve gestirsela in qualche modo. C'è un'Irelia contro di lui, è una lane che è particolarmente difficile nonostante il vantaggio ranged contro melee, che ormai sappiamo essere diventato estremamente relativo, specie nel meta attuale. Ma signore e signori, siamo finalmente entrati in partita per la prima di questa Best of 5 odierna. Come al solito vi lancio gli hashtag, mi raccomando, hashtag GS o hashtag BYG, le bet sono aperte, lo sapete già, quindi dovete sicuramente andare a votare. Io mi permetto, come al solito, anche se ormai la tua risposta potrei conoscerla, caro Giannetti, il tuo hashtag, a chi va di questi due team? La mia fede ha vacillato, ma oggi vado full chiesa di Mauan. Non ho veramente dubbi al riguardo. Voto Beyond Gaming e mi raccomando, bettate nel canale, punti, sperperate i vostri averi virtuali, come sempre, non quelli veri, mi raccomando ragazzi. E rapida occhiata non tanto alle rune, perché non ci sono cose particolari. Forse il conquistatore per Kennen è qualcosa di più particolare, ma alla fine ci può stare nei trade prolungati contro un'Irelia. Anche il predatore per quanto riguarda Lilia si è visto ultimamente, però per quanto può essere standard abbiamo un Talon senza flash, ustione più smite, ovviamente punizione per lui, quindi occhio a Usha nella giungla. Se ci dovesse essere un invade sarebbe molto pericoloso, e guarda immediatamente nella zona superiore di mappa quanto controllo di visione ci vuole essere da Galatasaray proprio per andare a trovare Lilia
quando inevitabilmente i due jungler si sposteranno da quella parte di mappa. C'è inevitabilmente tantissimo, ma voglio far notare come sia arrivato un ping lato rosso quando Talon stava prendendo effettivamente la sua robobestia Kremisi. È un qualcosa di interessante che testimonia quanto i BYG in questo momento sappiano, siano effettivamente coscienti della situazione sulla mappa e stiano cercando di leggere il gioco in maniera proattiva. Sappiamo che Talon dispone di un clear abbastanza discreto, considerato tutto. Uscia, un pathing bellissimo, sì. È riuscito a evitare la visione completamente. Non è comparso nella minimappa. Se avesse spostato Talon la visuale lì, avrebbe visto i Lamabecchi spostarsi, ma non è arrivato nessun ping, quindi ottimo movimento. Forse ha perso l'aggro effettivamente dei Lamabecchi, però eviterà quella visione per adesso. Alla fine è un trade che vuoi andare a permetterti. Hai negato visione ai tuoi avversari sostanzialmente senza neanche andare a pulire quella ward. Non sanno dove questa Lilia si possa trovare attualmente. E se consideriamo il pathing di questa appunto Lilia e vediamo il push di Crazy, esatto, proprio ai danni di Relia, qui potrebbe starci veramente a questione di momenti. Un bellissimo gank in corsia superiore. C'è già il livello 3 per Kennen, quindi c'è già quel piccolo strumento di escape, se vogliamo, con la movement speed che viene leggermente aumentata. Ma adesso Lilia decide effettivamente di ritornare su questi suoi lamabecchi, cedendo però per questo il suo argogranchio della corsia superiore, anzi del river superiore, al jungler avversario, che si è portato in posizione di vantaggio lasciando per un attimo da parte il proprio blue buff. Quindi si comincia già a vedere qualche piccolo scambio tra Mojito e Usha, come ci aspettavamo. Assolutamente sì, e tra l'altro il movimento di Lilia probabilmente anche solo per coprire un'eventualità di dive da parte dei Galatasaray, perché il crash, come hai detto giustamente tu, era grosso di quell'ondata, si stava scontrando contro la torre ed era molto copiosa. Pagherai con un doppio scuttle, è brutto se sei un jungler sicuramente. Forse preferisci evitare che Talon possa essere insidioso già da subito. E tra l'altro, recall obbligatorio per Usha adesso, perché devi prendere quelle scarpe. È il predatore, ma si lancia dentro Rokino con una lama dello Zenith che trova Zergsting. E non hanno insistito con il trader, semplicemente lasciare un po' di spazio a Doggo di farmare sotto torre. Vediamo che comunque Lucian fa male nei primi livelli. Lucian fa particolarmente male, attenzione. Liang non ha mana, potrebbe essere stordito, costretto a flashare via, arriva lo stordimento comunque, l'auto-attack arriva anche l'ultimo, ma si salva con 20 HP, il top laner di Beyond Gaming. Tornerà in base, spenderà il teletrasporto, ma l'importante è avere salva la vita in questo momento. E andando a parlare di scelte, quella di cominciare con lo scudo di Doran, in questo caso è stata assolutamente salvifica e provvidenziale, perché sarebbe sicuramente morto con una spada. E in questo caso deve assolutamente ringraziare la sua scelta. Tra l'altro anche Kennen ha dovuto utilizzare il proprio teletrasporto per tornare in lane. Ha preferito tornare in base, prendere quei 40 di AP in più con la sua Blasting Wand. Può fare sicuramente parecchio male ad Irelia adesso, se andiamo a considerare quello che può essere il poke. Ma non andiamo a dimenticarci che il tabellone ci racconta qualcosa di leggermente diverso. Perché priorità a parte in questo preciso istante, alla fine dei conti ci sono pochi minion differenza tra i due top laner. Nonostante quell'Irelia fosse quasi caduta da poco. Beh, alla fine dei conti sono 200 le unità d'oro di vantaggio già per il top laner del Galatasaray. Questo lo aiuta sicuramente tanto. Alla fine l'hai visto, il back di Relia è tornata con una Doran Blade che sì, ti aiuta un minimo in corsia, ma lascia un po' il tempo che trova nei confronti di una Blasting Wand come quella che è stata appunto messa dalla propria da parte di questo Kennen, da parte di Crazy. Nel frattempo botlane decidono di fakeare un recall, in questo caso Beyond. Vogliono, credo, mantenere priorità perché temono eventualmente un drago conquistato da Beyond Gaming. È qualcosa che Beyond non hanno fatto. Molta priorità è stata data sull'Herald piuttosto che sul drago, appunto, come obiettivo neutrale. Qua Crazy sta cercando di zonare un po' più possibile Irelia dal farm, e questa è una cosa che non dovrebbe succedere in teoria. Se sei Irelia in generale in un matchup contro Kennen ancora di più, sicuramente più avanti in side lane potresti avere il controllo se non vai troppo indietro. Mawan e Bolulu raggiungono livello 6. Non credo vedremo un Rashomon a breve. E guarda nuovamente, livello 6 di Crazy stavolta e Lilia nuovamente subito a coprire. Liang sta sacrificando tanto del tempo del proprio jungler. Lilia sta coprendo, ma c'è anche Mojito in zona e non puoi fightare in mezzo a quella wave di minion. No. Sei ancora basso il livello, ma attenzione, si arriva parte. Subito il turbine elettrizzante, si lancia dentro Mojito, il primo sangue per il jungler dei Galatasaray. Arriva il Rashomon e mano si lancia dentro, scambiano uno per uno il flash però anche da parte di Lilia, perché è arrivato anche Bolulu utilizzando tutto quello che serve per spostarsi più in fretta dalla mid lane. Un 1-1 che dà sì il vantaggio a Galatasaray, anche perché manda parecchio indietro ora Liang, che ha perso già parecchi minion e 20 indietro rispetto al suo diretto avversario.
È un qualcosa di molto importante, lo sappiamo, i Beyond Gaming hanno fondamentalmente una condizione di vittoria che è un evergreen per loro. Se perdono l'early game, faticano tantissimo a tornare in partita nelle fasi successive. Ma rivediamolo immediatamente da questo replay, perché è partito tutto con la bellissima incursione di Mojito e la ultimate di Crazy su Turbino Elettrizzante. Arriva poi il teletrasporto di Ione, salvifico per la formazione rossa, che va ad ottenere una kill di trade 1-1 su quel tabellone, ma sono 1000 già quelle unità d'oro di vantaggio per i Galatasaray, ed è un po' quello che ci aspettavamo, ma lo vedremo tra poco. Ma ogni Mauan pericolo sta danzando il più possibile, non riesce a evitare i danni di Mojito, lo scudo impedisce un po' i danni della Q di Talon che gli salta addosso, flash di Bolulu per utilizzare quello del furto di incantesimi, ovviamente raccogliere uno smite che lo aiuterà a pushare. Mauan utilizza la scissione spirituale per cercare di alleggerire un po' la pressione di quei minion, non credo riuscirà a fare tanto, forse negherà la placcatura all'avversario, ma ottima la bolla della nana per zonare dal farm. E Talon ha già un ottimo ingresso in una schermaglia, in un fight o in un pick, considerato il suo kit, considerando il fatto che stiamo parlando di un assassino che già in early game ha già un quantitativo di danno in uscita abbastanza elevato. Se a questo andiamo ad aggiungere la possibilità di resettare un autoattacco e di avere addirittura un'istanza di danno in più grazie alla frusta dei picchi di ferro, questo viene amplificato in maniera esponenziale, e andare a cercare un trade come questo ai danni di uno Ione, che comunque sia dispone della propria W per cercare uno scudo, è qualcosa che ti mette in una situazione di vantaggio nonostante tutto. Sì. E possiamo vederlo direttamente da quella che è la situazione in lane. Ione adesso ha recuperato perché Zoe è tornata in base, ha dovuto andare a capitalizzare su tutti quei gold che sono dalla sua, ma hai lasciato a Ione l'opportunità di far crashare tutta la wave sotto la tua torre, e in questo modo quindi di metterti un po' i bastoni tra le ruote. Perderai un po' di esperienza, perderai un po' di soldi, ma forse neanche troppo, perché il timing scelto è stato veramente ottimo da parte del midlaner dei Galatasaray. C'era un minion cannone dall'altra e questo ti permetteva di avere più tempo sull'aggro della torre. Attenzione però, Mojito ancora top. Utilizza la prima parte del suo duetto impeccabile, ma tutto quanto lanciato nuovamente sul top laner dei Beyond Gaming. Poco da fare, non è ancora Irelia che ha quel sustain disgustoso che sappiamo poter avere nonostante le stack di favore di Ionia. La passiva non ti aiuta nel 2 contro 1, specialmente quando Mojito ha un ustione che non ha utilizzato in questo caso, ma avrebbe potuto anche farlo. E stavo proprio per portare attenzione sul messaggio della Landa, ma sarà Mojito a prenderlo da solo. Mauan va ad ingaggiare su Bolulu, l'addormentamento lo riesce a essere evitato tornando indietro, ma Usha ora è lì, piazza visione, vede gli avversari, ha già rubato un obiettivo ieri molto importante, vediamo se cercherà nuovamente il furto. Mauan sta garantendo priorità in corsa centrale, arriva il semiotolante solo su Crazy, cerca di utilizzarlo Yip, arriva il furto del messaggero della Landa, si è addormentato il Rashomon su Mojito, e lo shutdown sul jungler dei Beyond Gaming. Tutto facile per Usha. Gigantesco questo per i Beyond, è veramente qualcosa di colossale. Era una Lilia che aveva una sorta di upper hand iniziale, perché c'era quel double buff dalla sua, ti garantiva un po' più di sustain a livello di mana. Comunque con quel red buff potevi andare a dire la tua. E con questo bellissimo steal ai danni del Talon avversario sei riuscito a riequilibrare un po' le sorti di tutto l'incontro, perché da quegli oltre 1000 gold di svantaggio che avevi sei sceso a meno di 600 praticamente, ed è veramente qualcosa che ti fa parecchio comodo, senza contare l'ottenimento dello shutdown ai danni di un Talon che, oltre ad averti regalato dei soldi in più, è comunque dovuto tornare in base per forza di cose, una sorta di richiamo forzato in gray screen però e questo naturalmente gli fa perdere tempo, jungle il tempo nel senso inglese del termine, e guarda che bei trade che Mauan riesce a mettere giù, sta addirittura riuscendo ad outfarmare per quanto di poco la Zoe avversaria, ed è un qualcosa che come Ione non ti saresti aspettato. Ma facciamo ancora attenzione, perché guardali come non perdono assolutamente lo spirito questi Galatasaray. Primo drago per loro, un drago infernale, un 4% di statistiche offensive bonus che non ti fa assolutamente male, specie se consideri la presenza di Talon, di Kennen e anche di Zoe. E adesso vediamo come capitalizzeranno il prossimo un drago della nuvola. Questo ci lascia con due opzioni discretamente interessanti, sì, per quella che è la Landa, perché c'è un drago montuoso che sì, può fare comodo magari ad un assassino rendendolo più coriaceo, e ce n'è poi un oceanico che, lo sappiamo, la rigenerazione è qualcosa che va sempre bene, un evergreen sta bene un pochettino su tutto. Vedremo quale sarà la sorte, per cosa deciderà la Dea Bendata. Schiacciato l'occhio del messaggero in corsia centrale, sanno che Mauan è potenzialmente uno dei carri più importanti, e va anche ad ingaggiare su Mojito per allontanarlo. Si becca un colpo di torre, ma arriverà comunque la capocciata che porta quelle due placcature a dividersi tra Usha e Mauan per i Beyond Gaming.
ottima, ottima giocata, e vediamo il vantaggio inizia a essere sostanzioso in quella corsia centrale. Non pareggia quello in corsia superiore, che è di 700 gol di svantaggio. Crazy però utilizza il tutto turbine elettrizzante. Liang al fervore carico, ma no, non è ancora l'ora di Irelia. 0-3 contro un Kennen che trova la sua prima uccisione, ma mette paura veramente adesso. Non bastano i calzari di mercurio presenti nella danza, nell'inventario della danzatrice di Ionia, e questa è una solo polo molto pesante, come dicevi, perché ti fa capire che adesso Crazy ha la possibilità di fare di tutto. Attenzione a Talon, però. Forse è difficile cercare un vero dive. Cerco di fare lo stesso, nello stordimento, arriva lo salto delle ombre, ma la stasi è perfetta da parte di Usha. Flash anche via, nonostante l'ustione riuscirà ad ammorbidire più possibile i danni che ha subito. Liang col teletrasporto è tornato in lane, spende tanto Usha, spendono tanto anche gli avversari e non riescono a portare a casa l'uccisione. Quindi alla fine dei conti Beyond Gaming che si salvano in un certo qual modo, tuttavia hanno dovuto investire un teletrasporto, che è un qualcosa che sicuramente fa la differenza, oppure forse no, perché anche Kennen lo ha appena utilizzato e si tratta di un TP advantage che va a sfumare proprio all'istante. Facciamo un attimo di attenzione però in questa corsia inferiore, perché arriva la mano dello si Drake. Lancia Kino su Alive per purificazione utilizzata. Dog era abbastanza lontano, una fluta di vestire le sue istinti omicida, arriva anche la fiammata del sole. Tutto lanciato, lo sterminio a vuoto, il flash in avanti a partire di Alive, arriva lo sfinimento, non è abbastanza purificazione per Dog per impedire il proc già arrivato, si lancia in avanti adesso. Ma una qualcuna kill in top, cosa succede? Fightano da tutta parte della mappa, Dog non lo uccide sul supporto avversario, arriva anche Usha, l'addormentamento del Nanna Melodica, lo scatto in avanti e con un'ultima Q va a giustiziare la vita di Alive. 3-1 complessivo per i Beyond Gaming e vantaggio monetario per loro. E riescono a ribaltare una situazione abbastanza preoccupante per loro. Adesso, sai, volevo proprio parlare di questa bottom lane. Hai un matchup di Lucian contro Kai'Sa. È fuori di dubbio che Kai'Sa possa scalare meglio nelle fasi avanzate di partita rispetto a Lucian. E stai andando per una build da critico a ambo i lati sostanzialmente. Sì. Quindi l'avere un Lucian che non riesce ad avere priorità in fase di corsia, che non riesce a snowballare, che non riesce in alcun modo a trovare quel vantaggio che vuoi, potrebbe abilitare una Kai'Sa veramente disarmante. Rivediamo questo replay della top lane, che ci eravamo persi. Bellissimo l'engage di Liang ai danni di Crazy. Bolulu era lì, ma conta davvero poco perché missa la bolla della Nanna. E questa R da parte di Mauan gli dà un gap closing veramente fenomenale. C'è tempo? Forse sì, c'era tempo. Si trasporta Mauan, scappano tutti quanti. Niente di fatto alla fine, solo un po' di addormentamento e un po' di danni su Kino. Basta. Si ripuscia nuovamente mid lane. Mauan continua a mantenere quel vantaggio, non credo riuscirà a trovare la prima struttura in questo push, forse più avanti, ma le placcature sono già cadute, quindi ti interessa sì, ma meno di quanto ti sarebbe interessato circa un minuto fa. Questo sicuramente, diciamo che il messaggero da ora in avanti avrà un valore intrinseco minore, questo è fuori da ogni dubbio, perché per l'appunto non ci sono più quei gold bonus che puoi tenere. Ma attenzione, Toxic Fight! Impeccabile, il semerotolante ha colpito Crazy, che prova ad utilizzare in maniera preventiva il sottoprete elettrizzante. Decidono di non insistere, i giocatori dei Beyond Gaming hanno visto Mojito, hanno visto Bolulu che arrivava, e nonostante la presenza anche di Mauan non si va a combattere, non c'è il Rashomon che è tornato a disposizione in questo esatto momento. Tornato a disposizione in effetti, ma guarda Kino come cerca di essere il più guardingo possibile, perché sa che in questo momento non c'è per loro priorità. Bellissima la conifera esplosiva, potrebbe starci fight. Si fight, la frattura glaciale perfetta, ma la fiammata solare di Kino va a giustiziare la vita di Alive. E ora scappa Zersting, arriva un samurai zombie. La scissione spirituale è troppo in anticipo, porta via Mauan, un po' anticlimatico. Ma è più importante che la kill vada su Dog, forse a questo punto. Lo è. E facciamo ancora una volta attenzione però, caro Giannetti. Oh, si fight ancora? No, torre e basta. Prima torre però, sì. E guarda quel differenziale in oro, alzando gli occhi sulla parte alta del tabellone, a quanto ammonta ormai. Stiamo parlando di 3500 unità quasi, ed è molto importante per i Beyond Gaming, perché c'è una statistica che ho voluto tenermi ben stretta e segreta fino a questo momento di partita. I Galatasaray hanno il 100% di win rate nel momento in cui al minuto 15 della partita si dovessero trovare in vantaggio monetario sul team avversario. E se andiamo a combinare questa statistica con il fatto che Beyond Gaming bastava non perdessero l'early game, cosa che a quanto pare non è accaduta, adesso forse la dea bendata sta cominciando a sorridere un po' di più
al team che proviene dalla Lega Pacifica, questa Lega del PCS. Guarda quella Kai'Sa, quanto vantaggio sta riuscendo ad accumulare ai danni di quello stesso Lucian. Adesso è arrivato il Drago della Nuvola che apre una landa oceanica davanti ai nostri occhi. Ma i ragazzi dei Beyond Gaming, che match che stanno giocando. Stai sacrificando tanto la tua Irelia top lane, ma hai una Lilia estremamente fidata. E lo stesso si può dire per quello Ione. C'è solo una kill, ma è davvero, davvero tanto. Guarda questo Herald, tranquillamente due testate top lane. E infatti quello volevo dire, sacrificare Irelia fino a questo punto, ma Irelia adesso ha preso due strutture. Sì. A metà con Usha, ma le ha prese comunque. I danni sono non tantissimi, ma comunque si fanno sentire quelli di Bolulu. Sono qui attorno a questo potenziamento blu, meglio lasciarlo, cari Beyond Gaming, meglio andarsene da un'altra parte. Piccola nota sugli inventari dei due team, perché ti correggo. E Doggo non sta ottando per il critico. Doggo andrà per Speranza Perduta. È una scelta che mi piace veramente tanto, perché non ci sono veri tank dall'altra parte. Puoi andare per una build più che va a premere la tua velocità d'attacco piuttosto che il tuo critico in senso stretto. Sì. E specialmente accumuli resistenza magica contro un Kennen e contro una Zoe che hanno già penetrazione magica dalla loro. È il bello di queste partite. Tu vedevi lì semplicemente un Kraken Slayer e potevi pensare ad una build di quel tipo. Poi cominci a vedere qualcosa di diverso. Mm-hmm. E allora sei lì che fai aspetta. Si tratta di Kai'Sa. Esatto. Si tratta di un build path che, non so, sei lì e ti suona un po' strano, vai a vedere che cosa costruisce ed effettivamente volevi andare a differenziarti da questo Lucian e guarda come stai riuscendo a farlo. 202, 200 gold di differenza, anzi di taglia proprio sulla tua testa, e questo grafico dei gold ci dice tanto, caro Giannetti. Guarda soprattutto giungla e mid lane. In questo caso c'è proprio una powerhouse lato dei Beyond Gaming. Ma ti faccio notare che Liang è in vantaggio monetario di 100 gold, ma in vantaggio monetario rispetto a Crazy, che ha avuto tantissime risorse date dalla sua. È vero, Liang è stato praticamente tutta la partita con Usha a fargli da balia dietro la propria struttura, però comunque si è riuscito a mantenere up Irelia in un matchup non giocato alla perfezione, onestamente, da parte del top laner. Cercano un assedio, Regata Sarai investono tanto e questo va a premiare, ancora una volta lo ripeto, l'1-3-1, che è la miglior formazione possibile di questi Beyond Gaming, non solo perché hanno due side laner spettacolari come Yone e come Liang e come Irelia, ma perché hanno due giocatori come Liang e come Mawan che non hanno paura ed infatti impediscono agli avversari di prendere un'altra struttura e guadagnano loro la quarta della loro partita. E siamo 4 torri a 1. Siamo 4 torri a 1 con oltre 5.000 gold di differenziale. Adesso stiamo veramente arrivando nella zona dei Beyond Gaming, perché Kai'Sa, una volta che chiuderà il suo secondo oggetto, comincerà ad essere davvero preoccupante. Cominceranno ad arrivare i suoi primi upgrade alle spell e questo deve essere un campanello d'allarme enorme per i Galatasaray, che, come dicevi molto giustamente, hanno cercato uno stile di gioco volto a fannellare tante risorse nelle tasche di Kennen. E nonostante tutto, nonostante tu abbia reso la vita di Liang un inferno in terra fino a questo momento, quella Irelia è comunque lì. Ha comunque chiuso la sua succhia sangue. C'è anche un piccone dalla sua, Ruby Crystal. Si avvicina a quell'oggetto che ormai avevamo chiamato da tanto tanto tempo ormai. E in un teamfight è vero che forse il turbinio elettrizzante può essere uno strumento molto interessante per portare danni e stun, ma non dimentichiamoci che Irelia è un fighter fantastico, specialmente in questo momento preciso del meta di League of Legends, e tutte queste risorse fin dal 20° minuto, nonostante le zero kill, la rendono sicuramente un nemico decisamente molto molto tenibile. Guarda la Wit's End che è già arrivata nelle tasche di Kai'Sa e ti voglio far notare che c'è un Mortal Reminder seguito da un cronografo nelle tasche di quel Mawan. Bene così? Assolutamente sì. D'altronde c'è un utilizzatore di succhia sangue più un altro tiratore nella formazione di Galatasaray. E ancora una volta voglio porre l'attenzione su quel Kennen, perché il turbine elettrizzante è fortissimo nei teamfight, ma ancora una volta chi va a seguire effettivamente quel turbine elettrizzante? Può farlo Talon, l'abbiamo visto, ma può farlo su un avversario. Gli altri devono avvicinarsi e devi avvicinarti ad una Irelia, ad uno Yone e ad una Lilia che ha già il tormento di Liandri, anzi il dolore di Liandri e la crescita di Zonia. Ma si fight, Akino si lancia in avanti, arriva in teletrasporti sul flank da parte di Irelia, in mezzo al fight da parte di Crazy. Il turbinio è perfetto, non serve follow up in nessun modo. Ma va però con il Rashomon dopo la mamma dell'avanguardia perfetta di Liang. Cade il mid laner dei Beyond Gaming, ma cade anche il loro top laner, l'unico in piedi è Doggo. L'ho gufata, signori, ci ho provato, ma c'è poco da fare. Bolulu va all'inseguimento di Doggo, ha tirato anche il predatore da parte di Bolulu, aveva trovato quell'oggetto.
perfetto grazie all'utilizzo di Liang, e ancora una volta è solo Doggo in piedi a tenere a gara le speranze di questi Pion Gaming. Volevi sapere quale fosse il follow up sul turbino elettrizzante? Cannon. Credo tu abbia avuto la tua risposta, perché a prescindere dalla situazione forse leggermente scomoda nei confronti di Irelia, nonostante tutto, quello è comunque un Cannon che si avvia a grandissime falcate verso la conclusione del suo secondo oggetto, che può davvero fare la differenza. Quel cronografo rotto ci testimonia la stasi utilizzata e lo rivediamo proprio adesso. Si comincia tutto con Kino che cerca, anzi trova, con un po' di ritardo lo stun ai danni di Zersing, e qui c'è una stasi proprio per lei. Ma guarda che bell'ingresso di Crazy, quanti danni è riuscito a portare in uscita solo con quella sua mossa. Occhio, attenzione, guarda che schiaffi che ha preso Doggo. È subito utilizzata la purificazione, stavano provando a completare il Barone Nashor, ma subito la picture in picture ce l'ha portato sul teletrasporto, ha utilizzato la Bolulu. Buon flank di una Zoe che non è il fighter che ti aspetti abbia quei grossi flank, ma può fare, può dare fastidio se arriva dalla nebbia di guerra. È il suo lavoro sostanzialmente saltare al di là dei muri, lanciare le bolle della nanna e trovare bersagli fragili, come in questo caso quella Kai'Sa che si salva grazie alla sua summoner spell. E stiamo vedendo che nonostante quella speranza perduta, comunque se ne frega abbastanza Zoe della resistenza magica. Eh sì, comincia a non curarsene più di tanto effettivamente, ma quello che abbiamo appena visto deve farci un po' ricredere sulle narrative che avevamo impostato fino a questo momento. Perché se dicevamo che Irelia potesse essere un elemento distruttivo all'interno del team, soprattutto di più rispetto a Cannon, proprio nell'occasione precedente ci siamo resi conto di quale sia ancora una volta il potenziale di questo Yordle Magico. Vanno tutti su Irelia, ma stavolta potrebbe essere davvero distruttiva. È perfetta la lama dell'avanguardia. Liang trova perfettamente il controllo, il flash di Bolulu, i danni della passiva della W, ma è un 1 per 1 in 2 contro 1. E i Beyond Gaming hanno libero accesso alla mid lane. C'era anche Cannon top lane che non ha partecipato al fight. Non ci sono Galatasaray a difendere da questo assedio. Bruttissimo passo falso questo a livello di macro game per questi Galatasaray, che non si rendono conto del fatto che c'era una superiorità numerica su un'altra corsia rispetto alla top lane. E si trattava di quella centrale. Hai preso adesso questa torre interna. Questo è gigantesco per una composizione che deve andare. Vogliono petare. Doggo va in avanti, trova live, l'istinto omicida subito, ma si disperde un po' sui minion. Zerxing con la fattura cacciare, si lancia avanti con il Rashomon Mauan. L'ascensore spirituale lo riporta a casa. Non possono insistere troppo su Lucian. Peccato, l'idea era buona. Difficile realizzarla così, però. Molto complicato, ma alla fine si conclude il tutto senza morti. Per lato, in poche parole, e adesso recall, anzi reset vero e proprio questo per il team lato blu della mappa, che decide di andare a capitalizzare, a chiudere ancora più oggetti. Arriva una Yomu all'interno dell'inventario di questo Talon, avrà sicuramente più movement speed con l'attiva proprio di questo oggetto e poi evidentemente anche più letalità, anche più danni, soprattutto adesso che si comincia ad andare avanti. Ma rivediamo questo replay, perché Irelia è stata veramente bravissima nell'ultare nell'istante in cui ha visto Mojito arrivare proprio alle sue calcagna. Tuttavia, poco da fare, perché Bolulu, con l'estrema mobilità che è conferita a questo campione, alla sua Zoe e ai danni che sta cominciando ad avere, perché si tratta comunque di un 2-0-2 con una Needless Lee, oltre la tempesta di Luden, è riuscito a capitalizzare su una bella... cappello! Anzi, mi correggo, del bastone. È arrivato un cappello, proprio come dicevi, un copricapo di Rabadon che va a moltiplicare in percentuale quello che è l'AP di questo Enchanter, che insomma ha anche 6 stack su quel Dark Seal, se vogliamo, anche un cronografo ancora disponibile, non è mai morto finora. Bisogna farci davvero, davvero troppa attenzione, specialmente in questa fase, perché una bolla della nanna, considerato quanto stanno cominciando ad essere fidati i membri del Galatasaray, potrebbe essere proprio quella condizione di vittoria che avevamo chiamato già in fase di draft. Quel pick fuori posizione, lasci la formazione avversaria orfana di uno dei propri membri, hai superiorità numerica e puoi gestirti la mappa a tuo piacimento. Ricordati che sei al soul point, hai bisogno, non avendo strutture, di contestare in qualche modo. Puoi farlo pushando? Puoi farlo piccando qualcuno fuori posizione? Assolutamente sì. Però adesso i Beyond Gaming stanno un po' tradendo l'identità della loro composizione. L'abbiamo visto e l'abbiamo detto, giocano benissimo in 1-3-1 e stanno gruppando in 5 persone su quel Baron. Vogliono fightare, vogliono baitare, ma hanno 2 teletrasporti, potrebbero cercare un fight
più creativo. Decidono di cercare quel cespuglio, la Polana va a segno, ma Lilia semplicemente con lo yip difensivo si allontana un po' di più dal range, impedisce che Zoe possa inseguire occhio al flank. Gresi non è stato visto, Doggo allontana da quel cespuglio, il seme turbinante ora si avvicina a Muito ma non lo trova. 25 secondi al drago dell'anima oceanica per i Galatasaray, quello è sicuramente l'obiettivo che hanno negli occhi entrambi i team. Cosa te ne frega del Baron? Il Baron passa, quell'anima resta. I Beyond Gaming sono i primi a presentarsi, ma ancora una volta occhi puntati su Crazy, occhi puntati sul flank di quel Kennen, anche il teletrasporto. E c'è una ward in profondità per gli stessi Galatasaray. Bisogna stare molto attenti, adesso si comincia questa danza, oh! Ma guarda i danni su quella Lilia! Lilia che ha armatura, non ha resistenza magica, quindi devo fare poco. Non può starti lì, c'è proprio quella ward di cui parlavamo, quindi deve prendere tempo, va a smitare sul bersaglio. Ora Mawan per un attimo ha interrotto la visione di quel lume, ma non l'ha andato a togliere ovviamente al di là del muro. Sono lì Beyond Gaming, ci sono tutti quanti, sta tornando in base Liang perché ora cercherà il teletrasporto con il flank ovviamente a disposizione. Mawan però zonato ulteriormente, dovrà allontanarsi anche lui. Sì, e lo prende Talon! L'anima è stata rubata, è stata conquistata, ma Liang si lancia sul flank e il turbine trizzato è utilizzato in maniera difensiva. Doggo trova la prima uccisione, costretto ad andare via Mawan da quella zona, cade anche lui, ma Liang ha trovato l'uccisione anche sul troppo dell'avversario. Predatore attivato, Usha va ad inseguire gli avversari, guarda come corre quella cerbiata, guarda come corre Lilia, guarda come corrono i Beyond Gaming. Solo Bullu ritrovato dal semirotolante, Kino addormentato, ma il flash in avanti con la lava dello Zenith e Doku l'istinto omicida si lancia e cade anche Bolulu, si porta con Secchino, ma non è abbastanza per i Beyond Gaming che continuano a marciare, stavolta vanno verso il barone Nash dopo essersi visti soffiati il drago. Che bellissimo fight, che bellissima azione. Hai perso il Drake, per carità, no, ma sei riuscito a guadagnare qualcosa di tanto tanto utile dalla tua. Attenzione però, molto basso il barone Nash, molto alive in zona. Basso anche alive, adesso si prende Liang, ma cade il pezzo da pagare per interrompere questo barone. Doggo si porta a casa anche l'avversario, doppia uccisione, il barone Nash conquistato da casa. Non è una carneficina perché è tornato Talon, ma cosa ti importa? Sai che cosa è mancato in questo fight ai Galatasaray, e lo rivediamo proprio in questo replay? Il tiratore. Quella Kai'Sa ha finalmente raggiunto quel momento in cui riesce a far tanti danni. Qui Talon riesce a prendere l'anima dell'oceano, perfetto. Ma poi, nonostante l'arrivo di Kennen con la sua mossa suprema, non c'è abbastanza follow up, non c'è danno. E adesso sì che si è visto. Guarda come si protrae l'azione. Sono in vantaggio numerico i Beyond Gaming. E qui Leona viene presa dalla bolla della nanna. Non si fa intimidire, addirittura flash in avanti per la lama dello Zenith. Bolulu capitalizza in fin dei conti sul support avversario, ma c'è un ulteriore uccisione per la Lega Pacifica, seguita da quello che è il barone Nashor. Guarda che vantaggio in oro stai riuscendo ad impostare, e guarda quanti danni, guarda la differenza, considerando quanta è l'importanza di Kennen all'interno di questa compa, all'interno di un fight soprattutto. Andare a vedere solo 1200 danni a fronte di 6000 a testa tra giungla e mid lane avversarie, beh, ti fa capire che forse qualcosa in questa fase di draft del team turco è andata storta. Sì. Adesso stanno cercando un assedio, ma il singolo minion cannone potenziato dal barone Nash allontana l'intera ondata dei Galatasaray. Non c'è barone Nash su Mawan, ha visto Mojito, non andare in quella zona, ti prego Mawan. Sono curioso di controllare, dovrebbero essere su Usha, Doggo e... basta, perché Mawan è respawnato a questo punto al momento della conquista. Liang era bello che morto, lo stesso Kino morto durante il fight. Quindi due baroni Nashor in tutto per i Beyond Gaming. E lo dice anche la power play, che è di 2 unità d'oro, non è così ampia come potrebbe essere, ma il fight è stato molto confusionario. Qua una bolla della nana che va a colpire ancora una volta la cerbiatta, che viene, ricambia il favore e addormenta Bolulu. Il problema è che quella E di Zoe ha un cooldown molto più basso di quella R di Usha. Sì, tutto sommato Zoe è uscita da questo trade un po' avvantaggiata, ma attenzione, okay. I danni sono tanti anche per questo Yone. I tre oggetti che sono dalla sua insieme a quel piccone cominciano ad essere veramente tanto pericolosi, specie se consideri la passiva di quello che è l'arco, sì, scudo immortale. Ti permette di rimanere in vita molto più a lungo. Kino dimezzato. Cosa sta succedendo? Comincia ad esserci un output di danno estremamente interessante. Ambo i lati, ma adesso per 30 secondi che rimangono di questo buff della mano del barone Nashor vogliono ottenere qualcosa ai Beyond. Sì. E lo fanno con questi gold bonus della torre interna delle corsie esterne. Quindi è un qualcosa di interessante. Guardali, 59.000 unità contro 51 di oro. 8.000 di vantaggio. Stiamo cominciando davvero a parlare di misure molto, molto grosse.
Quella Kaisa ha chiuso i saluti del signor Domenico. Sai cosa significa? Significa ulteriore penetrazione, significa ulteriore danno. Assieme a quella guinzo, e c'è già il cronografo dalla sua, molto vicina all'essere full build questa Kaisa. E lo sappiamo, il late game è il momento in cui può risplendere in misura maggiore. Guarda il differenziale rispetto a Lucian, adesso sta cominciando a cadere sempre di più il tiratore lato Galatasaray, ed è mancato all'interno del fight precedente, giusto a testimonianza di quello che abbiamo appena detto. Ora basta un fight, sì. Abbiamo superato il 30 minutes mark. I respawn sono altissimi. Basta un singolo fight, magari, perché no, tra un minuto e mezzo, in occasione dello spawn dell'Eldedrake, e questa partita potrebbe finire. Il drago maggiore sarà sicuramente l'obiettivo intorno a cui si combatterà, anche perché, guardando un attimo gli inventari, sono, come hai detto giustamente tu, quasi completi per tutti. E adesso sono effettivamente, si è andato a completare quello che mi interessava. Liang ha un angelo custode. Liang è molto indietro rispetto, in particolare, ai suoi compagni di squadra. Due livelli indietro rispetto a Mawan, due livelli indietro rispetto allo stesso Usha, un jungler che ha trovato tantissime risorse in questa partita dal nulla, praticamente, visto l'early game difficoltoso. Ma Irelia, per quanto fa strano dirlo, è un campione di utilità adesso. L'abbiamo visto nel fight precedente, ha trovato un flank perfetto, rallentando gli avversari, è andato a zonare completamente Crazy dal fight e ha permesso a Doggo di fare pulizia praticamente. Lo stesso si può dire per Mawan, per quello Ione, che è quasi esclusivamente un'altra fonte di engage oltre a quella Leona dotata anche lei di stasi con quella Crazy di Zonia. Mancano 35 secondi al drago maggiore. Non c'è visione per i Galatasaray, tanta attenzione da fare ora per i Beyond Gaming. Bisogna stare veramente sul chi va là, guarda come sono ben pushate tutte le side lane in favore del lato rosso della mappa. Top lane c'è anche un ad push, impostato automaticamente, ma guardala! Quella Zoe è una cannoniera magica incredibile, che sta smezzando chi che sia, semplicemente tirando paddle star e bolle della nanna così. Un po' a random, ma adesso, signore e signori, è quel momento cruciale di questa partita. Hanno un'anima i ragazzi dei Galatasaray, tanta possibilità di rigenerazione, ma potrebbe non essere abbastanza. Doggo si è dovuto allontanare per andare a effettuare il suo rubavita sull'ondata, ovviamente. Sono i Beyond Gaming a trovare l'ingaggio su questo drago, già molto basso in HP, a metà della sua barra. Crazy al flash a disposizione, Mojito salta ora nel pit. Mawan prova ad intercettare, lo trova ed è morto, no! Steel! L'ha rubato Zoe! Come? Con il libro di incantesimi, forse, no, la purificazione a disposizione, quindi credo semplicemente con una paddle star. I Galatasaray sono colossali adesso con quell'anima e con quel buff del drago maggiore. Usha, che cosa ci combini? Quello smite è ancora up. Cosa è andato storto all'interno di quel fight? Avevi la mano di carte perfetta, avevi il poker da calare, volevi tirare dritto con questo buff e poi andare per il Barone Nashor. Invece hai letteralmente regalato altri 5-6 minuti di autonomia ad un team che avevi strozzato in maniera molto consistente. Guardali come sono convinti, cercano di andare su quel Barone Nashor per cercare di ricambiare un po' il favore. Solo 4000 HP, potrebbero non riuscire a contestare. Di Beyond Gaming, vogliono evitare il fight. Kino invece si lancia dentro, anche Mawan addormentato. Sono tanti danni, Doggo la prova a vuoto la lama dell'avanguardia, perché ha flashato via Bolulu. È buonissimo quello che hanno fatto i Beyond Gaming, sembrava la desperation move di tutte le desperation move, e invece hanno trovato due avversari. La botlane dei Galatasaray è caduta. Come hanno fatto a vincere un fight? Crazy, il turbinio elettrizzante va avanti, flash dentro Mawan. Perché all'interno del turbinio? Doggo trovato, ma va in stasi. Cadrà per mano dello stesso Kennen. Mawan, l'angelo custode, l'ha salvato. Liang non l'ha fuoco. Bolulu! Colossale il danno di quella Paddle Star. Usha ora si trova contro Mojito. Addormenta il jungler avversario, va in stasi per trovare la vita e non pagare con la sua. Ma è Zoe a cancellarla un'altra. E un'altra ancora per Kennen. Solo Liang contro due fonti di danno magico colossali, con il drago maggiore e un'anima oceanica. Liang si salva ancora lui grazie a una stasi e un angelo custode. La bola della nanna lo troverà. Ace per i Galatasaray. Non possono chiudere, ma hanno trovato un fight enorme adesso i turchi. Lo hanno trovato e sono riusciti ancora una volta a guadagnare tante risorse da tutto questo. Adesso lo rivedremo nel replay molto a breve, ma i Beyond Gaming erano riusciti, almeno in prima istanza, a portare a casa un teamfight contro un team forte del buff del drago maggiore. Quel re-engage successivo da parte di Kai'Sa e di Ione è stato veramente
a dir poco galeotto, perché hai regalato tante di quelle risorse al team avversario che adesso, nonostante tu mantenga ancora una gold lead, sarà molto difficile recuperare. Rivediamo tutto, qui arriva il barone Nashor, Lilia lo riesce a prendere, Doggo comincia benissimo il fight per il team PCS, ma poi tutto sembra andare veramente molto male. Certo, qui hai preso la vita di Brom, ma qui Doggo e Mauan colti in flagrante da questa suprema di Kennen, che adesso sì, comincia ad avere tanto tanto danno, e quel buff del Drago Maggiore si fa sentire, quello shutdown è arrivato nelle tasche di Kennen. Bolulu ha sciolto all'istante uno ione veramente sporco, mi sento di dirlo, e poi non c'è stato veramente niente da fare a questo punto per i ragazzi dei Beyond. C'era ancora il buff di questo Drago Maggiore di cui abbiamo parlato diverse volte. E si tratta di un execute, caro Giovannetti. Sì. C'è davvero poco tu possa fare. Qui riesce a stallare in maniera molto convincente Liang con queste sue, diciamo, con questa sua andata e ritorno tra il regno dei vivi e quello dei morti. Ma non è abbastanza, non è ancora, ancora abbastanza. Siamo a 37 minuti di partita. Sapevamo di poter arrivare a questo minutaggio perché sono due squadre molto timide. Ma adesso, 17 a 19, non è più il momento di avere paura. Niente più timore reverenziale. I danni ci sono da un lato e dall'altra. Quello che cambia è la modalità di esecuzione delle proprie comp. Se da un lato, arrivati a questo punto, mi sento di dire tu voglia entrare all'interno di un fight col turbino elettrizzante, dall'altra devi cercare quei controlli. Devi cercare l'ingresso di Leona, devi cercare Lilia e poi inserire una Irelia con la propria Suprema, con le proprie stack, a fare tutto il danno possibile con quella che è la rigenerazione che la rende il campione così problematico che sappiamo essere in questo momento. Uno Spectre Scowl dalla sua, sì. Quindi sta cominciando ad itemizzare in maniera ancora più forte e consistente sulle resistenze magiche, perché sa che Zoe e Kennen sono gli unici del team avversario in grado di impensierirla. Anche Irelia utilizzata per zonare Crazy è qualcosa che ha funzionato nei fight precedenti. Può fare lo stesso anche Yone, adesso Mauan con quel Rashomon, con quella scissione spirituale per allontanare Kennen dal fight, ma l'abbiamo detto più e più volte, è difficile avere un fight per i Galatasaray a meno che non c'è Kennen, e poi non serve neanche follow up. Ha tantissimo AP, ha tantissima penetrazione percentuale e non in questo momento. E quell'anima oceanica sta facendo veramente la differenza, perché l'abbiamo visto in occasione delle serie precedenti. Non potevano i Beyond Gaming andare a strangolare i Galatasaray all'interno della propria base. C'è troppo sustain, ovviamente. E quelle ferite gravi, sì, sono comode, ma nel breve periodo quell'anima non andrà giù. Serve il fight perfetto. 54 secondi allo spawn del Drago Maggiore, e quello sarà nuovamente l'appuntamento col destino per questi due team. Hai detto bene. Nonostante quel Mortal Reminder, quelle ferite gravi, tutta questa rigenerazione dei Galatasaray è davvero un problema, per il semplice motivo che o trovi del burst oppure in un fight prolungato in qualche motivo riescono ad avere la meglio, nonostante una comp che non dovrebbe permettertelo più di tanto, perché hai tutta quella rigenerazione, hai tutti questi strumenti dalla tua, tante frecce nel tuo arco. Ma lo dicevi, adesso 25 secondi, ancora una volta lo scenario è lo stesso, i Beyond hanno pushato alla perfezione le due corsie laterali e adesso si concentrano in quella centrale, devono negare l'accesso alla tana del Drago Maggiore al team avversario. Hanno la possibilità di fare zoning, c'è Kino che può tranquillamente mettersi lì con i controlli della sua Leona, e c'è anche Usha, per non parlare di Lian. Guarda lì! Usha rischia quasi di non esserci con quella singola Paddle Stars, e occhio nuovamente, c'è ancora una ward in profondità per Crazy da utilizzare. Ci sta camminando nuovamente sopra Usha, che vuole curarsi un po' sui campi di giungla. La bolla della nana è per zonare via Kino e Liang. Doggo ancora una volta il primo ad aggredire questo obiettivo neutrale, Alive a pushare in corsia centrale, Voidseeker lanciato per andare a zonare un po' gli avversari, andare a cercare la zona. Oh, quella singola Paddle Star con flash era sul supporto, che non ha resistenza magica, ma è comunque una Leona tank. Ma una scissione spirituale solo per eventualmente decidere se lanciarsi o no. Viene addormentato dalla bolla della nanna, Moite Bolu su di lui. Ha utilizzato il Rashomon difensivamente, Mauan, uno strumento che va giù per un eventuale fight. I Beyond Gaming sono sempre più in difficoltà, infatti indietreggiano, si allontanano e potrebbero concedere almeno inizialmente la mano e l'attivazione di questo obiettivo proprio a Galatasaray. Lo fanno forzatamente con il seme rotolante e con il Voidseeker, ma sono zonati via da questa zona di mappa. Non ci sono i teletrasporti, c'è solo quello di Liang, eventualmente Mauan no, viene spottato adesso.
La testa rotazione è delicatissima, il drago è al 50% dei suoi HP, Usha col seme turbinante, Liang sta canalizzando il teletrasporto, vediamo dove arriverà, predatore attivato da parte di Usha, è velocissimo, addormentato Mawan sul fianco, cessione spirituale, un'altra volta, Liang arriva ma è nuovamente il Galatasaray a prendere questo obiettivo, Usha va in stati all'interno del fight nemico e cade subito senza neanche poter utilizzare la sua suprema, la lama dell'avanguardia sua difensiva è Mojito, va in avanti col parkour, forse tira un po' troppo la corda, buona fiammata solare, in stasi, anzi ora in resurrezione dopo il proc del pegno di stella a Kirelia, sarà semplicemente ceduta la vita della danzatrice ioniana agli avversari, indietreggiano i Beyond Gaming, scappano all'interno della propria base, si prepareranno una difesa 3 contro 5 per difendere il primo punto in questa best of 5. Un minuto di respawn su quella Irelia, su Liang, e adesso i Galatasaray hanno veramente la possibilità di andare per tutto, vogliono andare per l'all-in, cade il primo inibitore all'istante, guarda che bella wave molto consistente che stanno pushando, come cadono quelle torri, e Doggo deve stare attento, Doggo deve stare tanto attento, la ultimate di Mojito, attenzione ragazzi. Deve stare anche attento Mawan, già proccato l'angelo custode da parte sua, Bolulu va a trovare anche Kaisar, Rashomon è buono ma è troppo tardi, signori le torri sono cadute, il turbino elettrizzante va a giustiziare gli ultimi membri in piedi del Beyond Gaming, 1-0 Galatasaray. Che partita, che wow. Partita, 40 minuti di emozioni, 40 sì. Minuti di roller coaster, vantaggio prima consistente da un lato, poi consistente dall'altro e Galatasaray che vanno a terminare la pratica in svantaggio monetario. Sì. Vorrei rivedere quel grafico, ma sono abbastanza sicuro di quanto appena detto. Galatasaray sono riusciti in degli steal magnifici su quei draghi maggiori. Ne sono arrivati ben due all'interno di una partita e questi Galatasaray a livello di statistiche erano tra i peggiori all'interno della loro regular season interna per presa di obiettivi, quali draghi e quali messaggeri della Landa e Baroni Nashor. Questa è una partita che ci fa rivalutare veramente tutto. Abbiamo visto dei Beyond Gaming arrivare in quella che è la loro zona di comfort, se vogliamo, di late game, con una comp che almeno inizialmente sembrava dovesse riuscire a regalare qualcosa di più nelle fasi avanzate di partita, specialmente grazie a quella Kai'Sa, quella Lilia che doveva distruggere di dot chiunque le si avvicinasse, con una Leona che doveva diventare molto più coriacea di quella che poi effettivamente non sia stata. 1-0 per questi Galatasaray che hanno ripreso per i capelli una partita che sembrava veramente, a dir poco, disperata. La loro sì. Situazione era terrificante. Assolutamente, assolutamente sì. E ancora una volta, tantissimi complimenti a Crazy. Ne abbiamo parlato poco in questa prepartita, perché durante il primo giorno ci aveva sorpreso positivamente, nel secondo era molto, molto calato nelle performance. E ha stupito diversamente, perché l'attenzione nell'early game si era andata un po' a sprecare ad un certo punto. Hanno giocato come sanno giocare i Galatasaray, lo vediamo da queste azioni. Però i Beyond Gaming avevano sempre avuto una risposta. Crazy ha dato il suo meglio a partire dal 25 minuto in poi. Lì è veramente devastante con questo Kennen. Ma ancora una volta colpevolissimi i Beyond Gaming di un decision making che forse pecca un po' troppo di esagerazione. L'emblema di questo team è, l'abbiamo detto ieri, Draven in Flash in avanti da parte di Doggo. Stavolta serviva a giocare un po' più safe, giocare un po' più tranquilli, e colpevolissimo Usha. Purtroppo è l'Usha dello Spring Split. Questa cosa è successa un po' troppo in Spring. In Summer era molto migliorato, ma ci sono stati game che i Beyond Gaming hanno rischiato di perdere quasi esclusivamente perché il proprio jungler non riusciva a smitare bene gli obiettivi, non riusciva a conquistare quegli obiettivi neutrali così importanti, tra cui Baron, Draghi, fortunatamente per loro non maggiori all'epoca. Oggi purtroppo è andata così. Oggi è andata così, ma oggi non è ancora finita come sì, giornata. Sì, siamo all'interno di una serie al meglio delle 5. Ricordiamolo per chi non dovesse saperlo, il primo che capitalizza 3 punti riesce a portare a casa il tutto e il vincitore tra queste due squadre andrà ad aggiungersi al gruppo B, quello degli Hanwha Life Esports, quello della Chiesa di Chovy e di Deft, che sicuramente attenderanno chiunque lì, un po' come quelle scene da film, no? Con il villain che si gira con la sedia, esatto, a schienale alto, il gatto in mano e che dire, c'è davvero, davvero poco, ma mi sento di parlare di una partita estremamente divertente. Sì, per sì. Quanto abbiamo visto delle azioni abbastanza sconsiderate, specialmente lato Beyond Gaming, e mi dispiace dirlo in tua compagnia, in tua presenza. Sono colpevole, vostro onore. Eh già. Per quanto abbiamo visto effettivamente, dicevo, delle cose particolari che potremmo definire oltremodo discutibili, per voler utilizzare un eufemismo, è stata una partita molto interessante perché
uno steal all'Elder, il secondo lo vedete a schermo, preso e poi un fight, quello decisivo, portato avanti dal parkour Talon, comandato e pilotato da Mojito. Lo dicevi, la presenza iniziale di questo jungler sulla top lane sembrava essere sfumata perché Irelia riusciva a tenere testa a Kennen, solo che poi siamo arrivati nelle fasi avanzate, siamo arrivati nel momento in cui sotto di buff e riuscivi comunque a portare avanti un'aggressione, hai preso un'anima oceanica, ti aiuta tantissimo, specie magari su un Kennen, specie ai danni di un team che poteva cercare di danneggiarti prima di entrare effettivamente al contest delle strutture. E soprattutto era un team che aveva sì grande burst con Yone, con Kai'Sa, però c'era Irelia, c'era Lilias, è un team che vuole avere un grosso, aiutami a dire grosso. Fight prolungato, con Irelia che continua a resettare sì. La sua Q, con Lilia che trova i danni prolungati, Yone stesso ha un attacker alla fine, quindi può fare quello. Ti correggo, hanno chiuso con 400 gold di vantaggio. Galatasaray. Sembrerebbe... Quindi... Sì, ce lo dice questo grafico, ma è stata l'ultima torre. Non possiamo andare vabbè, a considerarla allora. Su, non siamo troppo fiscali. Allora facciamo le analisi come vogliamo qua al caster desk. Facciamo come vogliamo, come ci pare, facciamo. Volemo se bene Volemo in questo bene. Caso, ma è stata una partita bella. Sì, questo è fuori di ogni dubbio. 37.000 danni da parte di Zoe, 26 da parte di un Kennen che... ha fatto veramente la differenza. Avevamo avuto qualche dubbio sulla draft, lo abbiamo detto diverse volte all'interno della partita, perché se da un lato andavi a mettere dei pick che volevano cercare di prendere qualcuno fuori posizione o di mettercelo, magari andando a rincorrerlo in qualche modo, inducendolo all'errore, era arrivato poi un Kennen che cercava teamfight in una composizione con poco follow up alla fine dei conti. E invece però... alla fine a quanto pare il cronometro ha dato ragione. Però era un Kennen con 40.000 oggetti. Esatto. Un singolo drago infernale che quando hai un Rabadon fa un po' la differenza. Però era solo il primo game di una best of five. Wow, signori. Se non vi state divertendo, non so cosa possiamo fare di più veramente. Questa partita è stata spettacolare. E spoiler, dopo la brevissima pausa ce ne saranno almeno altre due. Quindi rimanete qui con noi, ci vediamo tra poco.